qualcuno di voi conosce Casey Neistat? Per forza, perché Marzone ne parla ogni due secondi. Quindi se non conoscete Casey Neistat, anche se non ne parlasse il Marzone, vivreste letteralmente sotto a un fottuto roccione, puttana Eva. Dovete per forza conoscere Casey Neistat. Casey Neistat è un videomaker americano. È molto forte perché lui racconta delle storie con dietro una regia, sostanzialmente. No, Johnny Creek ha cercato di simulare, ma ha un suo stile ed è diverso. E tipo Emanloru, se voi conosceste Casey Neistat, vi rendereste conto che Emanloru ha fatto Impara l'arte e Mettila da parte. Casey Neistat è regia, produzione, cioè scrittura, quindi autorato, sound mixing e anche color grading, cioè è letteralmente polivalente. Are you crying? Candace? Oh my god. Yeah. Take your coffee! Che cazzo è successo? Ah, sta piangendo perché stanno andando via. Perché sono. Lui vive a New York e tornando a New York lei si è messa a piangere perché ovviamente ci ha spostato una vita. Can you film me? This is. We've lived in LA for 2.5 years. This is the first time. Guarda, cioè. Voglio anche dire una roba. Lui in mano, guardate dallo specchio. Lo vedete dal riflesso? Lui non sta utilizzando il telefono. Lui utilizza la 7.3 o mi pare la 7.4. O comunque una vlog camera. Cioè. Semplicemente la qualità la noti, anche perché di solito le robe che fa lui sono, ed è un video di 6 minuti e 50, e le cose che fa Casey Neistat di solito sono cose super, tipo riprese landscape, timelapse, cose di questo tipo, sono super artistiche. Cioè, voi, allora contiamo quanti secondi sono. Contiamo quanti secondi sono. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 secondi. Raga, 6 secondi. Voi in 6 secondi, letteralmente, in 6 secondi, voi avete capito. Cioè, vi ha inculcato il messaggio di. Cioè, vi ha fatto capire che in questo momento sono in macchina e stanno andando all'aeroporto. Sono all'aeroporto, scelgono dove andare, vanno in ascensore, escono dall'ascensore, passano i controlli, camminano verso al gate, entrano nel gate, entrano nell'aereo, sono seduti. Voi in 6 secondi avete letteralmente vissuto tutto, solo avendo degli sprazzi che sono 3 secondi di clip. Cioè, meno anche, perché sono letteralmente un secondo e mezzo a clip. Cos'è il genio? Casey Neistat, raga. Non c'è un cazzo da fare. 10 a.m. And this is it, first day in New York City. Tipo vedi questa qui poverina, lei stava dormendo e lui. And this is it, first day in New York City. The nipple showing. Good morning, how was your sleep? Omega lul! Cioè è talmente one take quello che ha fatto che la tipa si era svegliata e aveva la testa di fuori. Sinistra, ragazzi, proprio di un altro pianeta. Apprezzo maggiormente chi fa meno tagli nei video e chi fa solo tagli. Però questo non è fare solo tagli. E comunque tu non puoi pensare di fare un piano sequenza. Io comunque, cioè, Casey Neistat per fare un video unico, per farvi vedere questo, avrebbe dovuto fare probabilmente un taglio, avrebbe dovuto fare un discorso senza tagli in macchina. In aeroporto, mentre era in aeroporto, avrebbe dovuto scegliere quale momento far vedere, probabilmente, non lo so, quello dove si avvicinava al gate, quindi un altro taglio. Un altro taglio quando era dentro l'aereo. Un altro taglio, quindi 3, quando scendeva dall'aereo e andava verso l'hotel. Un altro taglio quando era in hotel. E qui comunque sono tipo un botto di cioè sono 2 giorni, presumo. O forse di più, che lui fa vedere in un video unico da 6 minuti e 50. Veniva fuori mezz'ora di video, ma tu hai mezz'ora di video da vedere, bro. Non sempre è così, a volte è molto più complesso, ma sì, smile. Miss all this. Madonna. Probabilmente Casey Neistat per. Cioè, questi video qui, lui li aveva già immaginati in uno storyboard. Sapeva già che doveva fare. Se li divide tipo timeline, no? Tipo lui piglia. Questo video qui è letteralmente così. Cioè,
qui è commentary, qui è taglio, 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 e questi sono tipo progressione veloce dove ti fa capire quello che succede, poi commento, poi progressione di quello che succede, commento, capito? Cioè, il senso è quello. E Zinestat fa così. Io, quando provavo a registrare i vlog, non facevo così. E vi assicuro che quando metti le clip insieme su Premiere, noti che non hai una progressione delle clip e devi metterti a guardarle tutte e scegliere cosa può andare dove e ricostruire un video in funzione di un'idea in post-produzione che è diversa da quella che hai registrato, è una merda disarmante. Ma c'è chi fa così, Sharkone? Cioè, quando... Qua, i vlog che caricava tipo Ron o altro erano... Next up on... Ma... Next up on... Cioè, tipo, questo è geniale. Questa qui è la transizione tipo di Human Safari, no? Dove mette la mano e la toglie. Tipo fa boom e la toglie ed è un'altra. La transizione qua è geniale, per dire. La felpa del tipo? Ma c'è la felpa dell'SS? New York City? Support? De? Support de? Ma quello è il logo dell'SS? Ma è impazzito? I can't come back without seeing you, Marlon. Candace is here too, she wanted to see you. Yeah? Candace and Iron. Questo tizio qui, che lavora OPS, è stato tipo uno di dei personaggi che è passato più spesso, cioè molto spesso, nei video di Casey Neistat, perché ritirando i pacchi, cioè i pacchi quando consegnano i tipo PS o gli altri corrieri, quando consegnano dividono i tizi, li dividono a blocchi, no? In macro blocchi. E quindi questo tizio qui consegnava nella zona in cui aveva l'ufficio Casey ed è diventato praticamente un personaggio pubblico, letteralmente. È diventato famoso. Anche a me arriva sempre lo stesso tizio, però quando lo vedo mi verrebbe voglia di prendere un sacchetto pieno di merda e lanciarglielo contro il furgoncino, non so, così proprio. Occhio, soprattutto quello che dice che io sono a casa e che io non sono a casa e non mi consegna i pacchi. Sto bastardo. Strisce chiodate dovrebbero metterti per terra, coglione. Capite cos'è il sound mixing, ragazzi? Capite che cos'è il sound mixing? Guarda che bello, guarda che bello. Cristo Dio, io vorrei fare i vlog così, ve li farei tutti i giorni se fossi, cioè avessi la voglia di imparare. Cazzo. Che tilt, Cristo. Raga, funziona così. I'm singing late night in the windowsill. If the lightning don't get you, then the thundercats will. Didn't break that face, now you gotta be kidding me. Getting my humans to do my bidding, see. I got perfection running through my bloodstream. I'll take a drink now.